Rivelazione di segreto e favoreggiamento sono queste le accuse contestate dalla Procura di Napoli al neoministro Luca Lotti nell'ambito dell'indagine sulla corruzione in Consip. Una nuova bufera giudiziaria si abbatte sulla politica e tocca uno dei fedelissimi dell'ex premier Matteo Renzi. Il fascicolo che riguarda Lotti sarebbe stato stralciato dal filone principale dell'indagine, nella quale sono indagati Alfredo Romeo e il dirigente Consip Marco Gasparri. A darne notizia il Fatto Quotidiano, che sottolinea come tra gli indagati figurino anche il generale dei carabinieri Emanuele Saltalamacchia, comandante della Legione Toscana, e il comandante generale dell'Arma Tullio Del Sette. Tutto è partito dalle rivelazioni di Luigi Marroni, amministratore delegato della centrale d'acquisto della pubblica amministrazione, che agli inquirenti avrebbe detto di essere venuto a conoscenza della presenza di alcune microspie piazzate nel suo ufficio proprio da Del Sette. Messo alle strette durante l'interrogatorio, sarebbero venuti fuori anche i nomi di Saltalamacchia e appunto di Lotti. Non si è fatta attendere la replica del diretto interessato. Lotti ha affidato a Facebook il proprio pensiero: è una cosa che semplicemente non esiste. Inutile stare a fare dietrologie o polemiche, scrive il ministro. Lotti intende verificare se le indiscrezioni di stampa corrispondono al vero e, nel caso, vorrebbe essere ascoltato oggi stesso dai magistrati. È una cosa che non esiste e non ho voglia di lasciarla sospesa. La verità è più forte di qualsiasi polemica mediatica e non vedo l'ora di dimostrarlo, ha ribadito. Nel frattempo si preannuncia un Natale ad alta tensione, con l'ennesimo braccio di ferro tra politica e magistratura che si sta delineando sullo sfondo.